Buongiorno a tutti, prima di iniziare il video vero e proprio vorrei chiedervi il favore di condividerlo a più persone possibili perché c'è bisogno di cambiare ora, ma poi capirete anche perché ho lo zucchero, un po' di robe. Sigla. Oggi parliamo di un problema che si visualizza. Cioè, si vede già anche in questo oggi, cioè, quando vedete il video no, però si vede oggi, in senso, perché fino a novembre, io abito in Piemonte, nella provincia di Cuneo, quindi, insomma, a ottobre, in teoria, ci dovrebbe essere già intorno, anche a settembre, però mettiamo metà ottobre, dai 10-15 gradi, no, 26 gradi, 30 gradi, non credo che siano delle temperature normali, ecco, anche e soprattutto a fine ottobre. Adesso le temperature si sono già abbassate, ma perché sono arrivati i venti freddi, per fortuna. Però fino a 3 novembre c'era un caldo, mettiamolo, afoso per l'autunno. Quindi parleremo del cambiamento climatico e in questo video criticherò la qualunque, qualsiasi cosa la criticherò, perché dobbiamo essere più oggettivi e meno soggettivi. E partiremo con il problema della società. Faccio due esempi, farò. Il primo esempio, quest'estate, come sappiamo, c'era il problema dell'acqua perché non ha piovuto e diciamo, abbiamo ancora oggi questo problema, però in estate tutti bevono molto di più, stanno più a casa, quindi si utilizza molta più acqua, anche perché devono andare da bere le piante, eccetera. E, ovvio, non voglio uccidere nessuno, però c'è un grosso problema, no? E molti dei miei amici hanno le moto, fin qua tutto ok. Il problema è che, dovevano lavarle almeno una volta a settimana, mediamente. E io gli dicevo, ma se abbiamo un problema climatico, più che altro problema dell'acqua, perché dovete sprecare dell'acqua per, non so, altri usi? Ebbene, adesso vi dico il perché. Perché facendo mediamente, allora, si sprecano 2.700 litri in 3 mesi. Per una moto, eh? E se pensiamo che in Italia ci sono 7 milioni 152.760 moto in 3 mesi, si sprecano 19 miliardi 312 milioni e 452 mila litri. Vi sembra un'acqua ben spesa? Che magari potevano dare a moltissime, ma moltissime piante. Non ho contato le macchine, perché le macchine, sai, si utilizzeranno ancora di più di acqua. E quindi mettiamo che mediamente 50 miliardi di litri in 3 mesi per lavare delle cose inutili, tra l'altro, perché sono sprechi di materiali inutili. Per carità, ci danno comodità, io sono il primo anche ad usarle, anche se io preferirei usare i treni, ma di questa parte ne parliamo dopo. Un altro esempio che vorrei fare è che quando qualsiasi persona va in un negozio, in un supermercato, e magari ci sono delle soluzioni più ecosostenibili, come può essere la cannuccia biodegradabile, come può essere, non so, questa, o questa cartellina di cartone, cercano di usare, spendere meno ovviamente, e ovviamente queste qui costano di più e quindi prendono le soluzioni, diciamo, più inquinanti che possano esistere. Come anche ad esempio, non so, le caramelle. Le caramelle sono, insomma, ad esempio, a me piacciono delle caramelle alla menta, non ci sono in carta e io mi chiedo il perché non ci siano in carta, cioè dico, ok, va bene, ci deve essere un involucro, ma o in carta, ma vogliamo tenerla in plastica? Bene, teniamola in plastica o riciclata al 100%, che non sarebbe già male, anche perché
di plastica di per sé non inquina, inquina perché noi la buttiamo da qualsiasi parte, inquina perché ne abbiamo troppa, ne produciamo troppa, e anche perché deriva da petrolio. Quindi perché non possiamo usare le bioplastiche? Sono delle plastiche, non plastiche derivanti dal petrolio, ma da sostanze organiche. E anche, ad esempio, io ho fatto esempio delle caramelle, ma come può essere l'esempio di mettere tutti gli involucri, come ad esempio nelle verdure, come per esempio non so, come si dice, nella frutta, oppure anche in qualsiasi involucro, anche qui, magari c'è una cartellina, va bene, di plastica o di carta plastificata, involucro di plastica. Perché? Cosa c'entra questa? Questo qui non è un alimento. Non è un alimento. Poi, questo qui io no, questa qui non è perché, poi vi spiego, perché l'ho preso da un sito e non c'era il blocco di plastica, anche perché, beh, vi spiego dopo. E mettiamo caso che qui io l'abbia comprata, fosse di plastica, eccetera, oh, scusate, fosse di plastica, eccetera, e poi cosa fanno? Ci mettono ancora l'involucro perché? Perché così si conserva meglio. Ma io preferisco avere una macchiatura invece che sia inquinare di più, perché inquinati c'è uno spreco enorme di plastica e non va bene, anche perché la plastica di per sé sì, deriva dal petrolio, ma poi è nuova, è nativa, cioè noi aggiungiamo della plastica in più. Se fosse 100% riciclato, ok, sono d'accordo, perché la plastica 100% riciclata come questo qui non ha prodotto inquinamento, è stato riciclato. Anche quelle produzioni in cui dicono, ma sì, mettiamo il 35% in meno di plastica. Perché vi dico il 35% in meno? Perché non vi possono dire, aumentiamo nel mondo il 65% di plastica? Perché non vi dicono questo? Perché magari voi non lo comprate, se dicono che mettiamo per questo prodotto il 65% in più di plastica, cioè, nel mondo. E questo non lo dicono perché sennò non me lo fanno comprare. Per carità, è sempre meglio che il 100%. Però, ecco. Adesso vi chiedo una cosa. Ditemi la differenza tra questa bottiglia di plastica qui e questa qui. Voi la sapete la differenza? Che questa qui è di plastica e quindi si biodegraderà, anche se poi mai completamente, quindi non si in teoria non si biodegraderà mai. Però possiamo dire che comunque ci sono queste microplastiche, diventano nanoplastiche, eccetera, eccetera, quindi potremmo dire che si biodegrada, anche se secondo me non si biodegraderà mai dopo 500 anni. Invece questa qui, che è della Sant'Anna, è fatta con la bioplastica, è biodegradabile e si biodegraderà dopo 80 giorni. Adesso, io dico sempre che io preferisco questa bottiglia qui, però c'è qui un però, che la Sant'Anna, per dire che noi imbottigliamo a 2000 metri queste bottiglie, devono far portare su tutti questi camion, inquinando le montagne, facendo un traffico assurdo. Quindi, alla fine, secondo me, è meglio questa qui della Ferrarelle, che sì, è di plastica, però è riciclata, almeno. Poi, allora, io penso che da un lato sì, sia meglio questa, però dall'altro questa, perché pensiamola così. Questa bottiglia ha inquinato per venire giù, però anche la Ferrarelle in effetti. Il problema qui sta che alla fine i problemi sono uguali, cioè sì, qui si biodegraderà dopo 500 anni, però questa bottiglia viene completamente riciclata, anche perché poi adesso, questo fra poco vi parlerò di un ente che farà il riciclaggio al 100% delle bottiglie, ma adesso poi ve ne parlo. Questa bottiglia qui, biodegradabile, eccetera, io credo che potremmo comprare, anche perché il costo è elevato, quindi 0,5
45 centesimi, mi sembra, a bottiglia da 500 ml. E comunque, credo che i problemi, diciamo, alla fine siano comparati. Boh, io credo che fin quando la Sant'Anna non si renda conto che è meglio dire che l'abbiamo imbottigliata a 100 metri sul livello del mare che 2000 metri sul livello del mare, sì, sul livello del mare. Quindi, fin tanto che non dica, ok, la imbottigliamo dove ci sono appunto le zone industriali create appunto che si inquinano meno con energia rinnovabile, senza uso di CO2, bene, si possono, io li consiglio sempre. Quelle della Ferrarelle, per il momento, secondo me, è quella più consigliata se vi piace l'acqua gasata. Il problema anche qui è che perché non possiamo trovare un sistema unico che non dire bottiglie, obbligare a chi fa le bottiglie farle di bioplastiche? Perché? Cioè io dico, facciamo una legge in cui obblighiamo allo stesso prezzo le bioplastiche, perché allora sì si cerca di fare un aiuto all'ambiente, perché se no si perde in tempo in altre cose che inutili. Poi adesso non voglio entrare nella politica perché non ci capisco niente, però per dire, cioè in senso, non si possono obbligare a tutti i produttori di acqua, bottiglie d'acqua a fare in bioplastiche. Sapete quante plastiche in meno ci sono? Ci sarebbero, scusate. Ma vabbè. Adesso vi voglio parlare del Coripet. Il Coripet è una catena, cioè mettiamo sì, un marchio, in cui voi dovete prendete tipo delle bottiglie, dovete renderle integre, ma più che altro perché vi serve il QR code, non per altro, e andare negli appositi macchinari, ad esempio, generalmente sono nei mercato big, quindi. Sì, nel mercato big, poi in Lombardia mi sembra che ci sia anche in qualche negozio della Coop. Comunque ci sono dei macchinari appositi che voi andate lì, fate vedere tutti i QR code di tutte le singole bottiglie e dopo averlo fatto, ad esempio, oltre al Coripet che ricicla le bottiglie al 100%, vi danno degli sconti. Può essere, ad esempio, sull'OVS. Oppure per Italobus, per H&M o per molte altre catene. E lì bisogna vedere tutte le catene disponibili. Oppure, io ad esempio per il mercato Big, dopo 200 bottiglie vi danno 3 euro di sconto con una spesa minima di 30 euro. Adesso vi voglio parlare di E lo zucchero, adesso capite perché c'è lo zucchero. Non perché me lo volessi mangiare, ma perché appunto c'entra. Ci sono tre tipi di. Allora, l'Eridania fa tre tipi in cui sono scritte. In una che si risparmia il 35%, il meno del 35% di emissioni di CO2. E poi nell'altra che il 100% confezionato con energia rinnovabile, che ti faccio vedere anche l'altra, sempre se la vedete, e poi ci sarebbe un'altra che io non ce l'ho, infatti ve la metto in foto, che dice che si risparmia all'anno 1 miliardo e 250 milioni di litri d'acqua, ovvero 500 piscine olimpioniche. Allora, io credo che questa qui, cioè credo che l'Eridania voglia cercare di aiutare l'ambiente, però in maniera graduale, è un po' troppo lenta, cioè in senso, sì, è bello quello che ha fatto l'Eridania, è bello tutto, però perché non possiamo unire questo qui, tutti i suoi zuccheri, mettiamola così, con risparmio di acqua di circa 1,5 miliardi e 100%
prodotto e confezionato da fonti rinnovabili. Cioè, dico, non possiamo unire le tre scelte che ci dai e aiutare così l'ambiente al 100%. Perché devi fare queste tre divisioni? Non riesco a capirlo il perché. Però sarà una sua scelta e quindi boh, speriamo in bene che cambi idea molto presto e cercare di unire le tre convenzioni in modo tale da 100, 100 e 100. Aiutiamo l'ambiente, mi raccomando. Un altro esempio che vorrei parlare è la scuola. Vi chiederete, ma cosa c'entra la scuola? Cioè, la scuola ha creato educazione civica perché, in modo tale da aiutare gli alunni a cercare di essere più ecosostenibili e cercare anche di civilizzarci, ecco, perché è molto importante questo bene. Bene. Il problema della scuola è che in tutti i libri che lei ci dà, che ci dà, sì, non hanno almeno la certificazione FSC, che è un certificato in cui ci dice che la carta, gli alberi che ci danno appunto la carta, siano stati, diciamo, controllati, cioè nel senso utilizzati ma in maniera controllata. Ecco, quindi è meglio dire che c'è una corretta gestione degli alberi e dico, se c'è una corretta gestione degli alberi, dico, lo posso accettare, ma io avendo, non so, una quindicina di libri, credo, nessuno, e dico nessuno, ha questa certificazione. E io dico, allora, io credo che dovrebbe essere obbligatoria almeno il 100% di carta riciclata, cioè io dico, non si può, tanto noi, l'importante è avere un cartaceo, noi studenti, l'importante è avere un cartaceo. Se la carta è un po' sporca di pezzi di carta riciclata, non ce ne frega niente, anzi, a me piace di più. Infatti, ho scelto i quaderni che mi sono dimenticato di prendere, ma adesso li vado a prendere, anzi, faccio un trucco di magia. Ok, eccoli qua. Questi quaderni qui sono della One Color, come vedete, ci sono diversi colori, io li ho scelti gialli, verdi, ma ci sono anche tipo rossi, blu e molti altri colori, in cui sono così e sono praticamente perfetti, però hanno qualche piccola imprecisione, ovviamente perché è carta riciclata. Ecco, la cosa bella di One Color, che cosa fa? Dice, ok, facciamo i quaderni ritagliati, belli ritagliati, ma gli scarti generalmente vengono buttati. La One Color, che tra l'altro, come c'è scritto qui, usa i pannelli solari, sì, produzione con energia solare e con materie prime totalmente riciclate, e dice, ok, gli scarti cosa facciamo? Li mettono qua, li ritagliano, adesso ci posso, io ce li ho, possono essere normali, io ce li ho anche qua, a quadretti, tipo di questo formato qui, e poi li mettono in questo cartoncino riciclato, cioè è un riciclo del riciclo. Quindi, One Color, brava, però non capisco il perché devono fare ancora quelli normali. Cioè io dico, fate questa linea, fate solo questa linea perché ci credete in questa linea. Non è che fate anche l'altro perché dite, ma l'altro ci conviene di più. No, se ci credete in una cosa, fatela completamente. Invece questi qui, vediamo, ecco, ci sono. Poi un'altra cosa che ho. Allora, un'altra cosa per la scuola è questa Bic. Che questa Bic, se non vi ricordate, se avete visto, più che altro se avete visto, San Serafino, Vediamo che questo qui è il primo premio, questo è il secondo. Sono tutti plastic free, ma il primo è green, è pure green. Abbiamo una borraccia che si potrà, potranno mettere le loro bevande preferite, quindi acqua, tè. E poi abbiamo questa penna Bic, che è una penna Bic completamente di metallo. corpo in metallo e tappo plastica riciclata. Quando è finita la cartuccia, che tra l'altro a me la prima cartuccia è durata 3 mesi e quindi è durata moltissimo, una cartuccia non mi ricordo, ma mi sembra che tre cartucce, 1 euro, qualcosa del genere, 85 centesimi, non ne sono sicuro, poi dipende,
forse 1 euro e 15, non lo so, non mi ricordo. Intorno a quel prezzo, comunque, una cartuccia ti dura 3 mesi, quindi con 3 cartucce ci fai un anno, 3, 6, no, più bene, non proprio, però un anno scolastico sì, un anno scolastico sì. Quindi quando hai finito, la butti, ne prendi un'altra, fine. Meno scarto, perché con la bic normale tu devi buttare questo, il tappo in plastica, tra l'altro non riciclato, il corpo in plastica, e quindi ci sono molti più pezzi. Con questa idea, ovvio, il prezzo, 6,99€, può arrivare anche a 8€, come anche 10€, su Amazon ho trovato anche a 10€, io l'ho preso a 6,99€ perché c'è uno sconto in quel periodo, però costa tanto, però bisogna cercare in tutti i modi di essere più ecosostenibili. Altre cose? Sì. Sempre di questa, dal sito che ho preso questi quaderni, ho trovato questi cartoni, questi tipo quaderni ad anelli e questi qui che sono dei semplici, delle cartelline, possiamo anche dirle così, di differenti colori con carta riciclata, sia questo che questo, con FSC e infatti vedete che qui ci sono certe imprecisioni. E questi, no aspetta, questi qui, no scusate, questi qui non sono di carta riciclata, ma sono di FSC, ma secondo me è un po' riciclato. No, no, anche questo è riciclato, ha il certificato FSC, però è riciclato ma non al 100%, questi qui sì. E li trovate sull'Arc Green, poi magari li trovate anche su altri negozi, io li ho trovati sull'Arc Green e l'ho preso sull'Arc Green, credo in questa azienda, perché oltre a prodotti per scuola, fa anche prodotti per tipo cosmetici, per piatti, quindi per le stoviglie e molte altre ancora. E la cosa bella dell'Arc Green è che io ho fatto un ordine di 80 euro per iniziare la scuola in modo green, in modo ecosostenibile, e grazie all'Arc Green io credo che sia una delle poche che cerca di come dire, essere ecosostenibile, ecco, mettiamola così, che comunque anche il servizio, perché ho provato, perché magari non mi è arrivato il giorno previsto, allora ho chiamato per vedere, appunto, capire se l'ordine l'ha confermato, gentilissimi, e quindi ve lo consiglio, andate a scrivere l'Arca Green, lo trovate lì, magari in descrizione se riesco vi metto anche il link, e infatti come vedete io ci sto lavorando con questi quaderni da ormai un bel po', sono 3 mesi, si sono rovinati, sì, magari un po' qui si sono rovinati, qui magari era un po' rovinato, ma tutto sommato, a parte degli angoli perfetti, sì, vi chiederete, ma meglio quello di plastica, così se piove, eccetera. Chi se ne frega, dobbiamo cercare di essere ecosostenibili, perché se non siamo ecosostenibili, ormai il mondo le ore contate e non esiste un pianeta B, cioè sì, attenzione, esiste, si può vivere su Marte e io ci credo in questa cosa, diciamo Marte è uno dei pianeti in cui io vorrei andarci, però la vedo dura, ma vedremo nei prossimi anni, magari la colonizzeremo e quindi magari si può anche andare su Marte, ma questo vedremo. Però per il momento io mi chiedo, perché dobbiamo inquinare un altro pianeta? Perché poi dopo il pianeta B possibile non c'è un pianeta C. Cioè, dove avete il pianeta C? Abbiamo Marte e la Terra, possibili pianeti in cui andare a vivere per questo centennio. Quindi, dopo aver inquinato il pianeta A, aver inquinato il pianeta B, e dopo? Dopo vedremo, ovviamente. Io spero che prima cerchiamo di sistemare il pianeta A, che sarebbe quello più fondamentale. Così, quando abbiamo... Io credo che Marte, sì, bisogna colonizzare... bisogna colonizzare, ma attenzione, no. Cioè, in senso, non farci città, non costruirci niente, magari quelle provvisioni in cui gli astronauti riescono a prendere dei campioni per cercare appunto di capire magari la storia di Marte, allora lì sì, ma cercare di colonizzarla, perché dico? Perché bisogna distruggere un pianeta che è stato da solo e felice per millenni? E adesso noi dobbiamo, perché siamo degli uomini curiosi, ma infatti io credo che andarlo a visitare, andare gli astronauti a prendere dei campioni ci possa stare, ma andarlo a rovinare con la colonizzazione,
in quanto c'è questo pianeta che ci fa star bene, eccetera, perché dobbiamo andare a colonizzare. Cioè, dico, ok, sì, andare a prendere dei campioni, ma più di quello, secondo me, l'uomo non dovrebbe andare a fare più di tanto. Adesso. Adesso, un argomento in cui... Allora, qui ci sono... Adesso mi potete accodiare, ma io credo che... Adesso, in questo periodo, vediamo un aumento del metano, perché è evidente per problemi, appunto, che state la guerra, bla bla bla, non ci voglio star lì a parlare più di tanto, perché... E io credo che... innanzitutto... Per chi ha le possibilità, poi adesso anche magari col bonus, con il bonus 10%, e poi magari sarà il 90%, adesso non lo so, non lo voglio sapere, potete cercare di mettere pannelli solari per appunto cercare appunto di risparmiare sul calore, però io dico, per l'energia elettrica presa da energia elettrica, perché dovremmo prenderla per riscaldarci, no? Riscaldarci, ci riscaldiamo molte volte a metano, no? Ci riscaldiamo a metano, poi oppure cuciniamo a metano, eccetera. Allora, cucinare, io credo che molti dicono, ma è scomodo, ma è così, ma poi perde potenza. Non ci sono scuse. Dobbiamo usare, togliere quei fornelli a metano e mettere quello elettrico. Ovvio che è più scomodo, lo so, però dobbiamo cercare di essere più ecosostenibili. Non lo saremo mai se ci limitiamo a dire ma è scomodo. Anche 100 anni fa era scomodo andare in guerra, ma si andava. Perché in guerra si può andare? Che è la cosa più dura e più scomoda da fare? E mettere dei semplici fornelli. Lì mettere elettrici con elettricità e poi dice l'elettricità la prendiamo, i pannelli solari si possono, io credo che nel deserto del Sahara, ovvio, mio padre dice ma è impossibile creare degli accordi poi fra gli stati, come possiamo fare. Io credo che se noi siamo riusciti a far funzionare la ISS con l'aiuto di tutto il mondo, perché la ISS è formato da Russia, Italia, ESA, NASA e molte lì, America, eccetera, eccetera. Perché non possiamo farci cercare di... Anche perché, quanto ho capito, poi quanto ho letto, perché poi io di questo tema non ne so molto, però cioè, non so molto quanto un fotovoltaico... o quanto fotovoltaico fa, eccetera, eccetera, però vedo da internet, quindi sono fonti da internet, il 2% del deserto di Sahara si può riempire di... E cioè, in teoria tutto il mondo è coperto. Perché non possiamo farlo anche noi? Ovvio, magari non sarà il 2%, perché io dubito che il 2% del deserto di Sahara, però tanto è un deserto dove ovviamente bisogna cercare di rispettare anche tutti gli animali, bisogna cercare di rispettarli, perché comunque ci sono anche degli animali. Magari nel deserto in cui gli animali sono assenti, perché non metterli? Per poi prendere l'energia che hanno raccolto e distribuirla. Perché dobbiamo limitarci al metano o altri? Io spero, ovviamente, adesso voi mi dite, no, ma è più costoso, eccetera, eccetera. Io spero che il metano rimanga bloccato, perché così magari riusciamo a capire che la soluzione in cui per oggi, perché magari poi magari in futuro ci sarà saranno magari altre fonti rinnovabili che scopriremo, non lo so, ma bisogna investire sui pannelli fotovoltaici, soprattutto nel Sahara che ci sono, c'è sempre, non piove mai, possono riempire un valore. Quindi io credo che, secondo me, se ovvio costa di più, magari mettiamo in difficoltà tutto il paese, però è meglio di mettere in difficoltà economicamente il paese oppure morire tutti. Se poi mettiamo in difficoltà tutto il mondo, alla fine il mondo è tutto in difficoltà, quindi siamo tutti uguali.
Boh, poi vabbè, lì io nella politica non ci voglio entrare perché non ne capisco niente, come ho ribadito, però secondo me dovremmo cercare di mettere i pannelli solari, perché i pannelli solari sono la cosa più ovvia. Ovvio, i pannelli solari ci sono più stati, quindi bisogna essere, ci vuole più collaborazione, ecco. Però secondo me se riusciamo a capire che sia più importante collaborare che perdere l'intero Mondo. solari per... Cioè, perché con gli ISS siamo riusciti a unire tutto il mondo e cercare di risolvere questo problema? No, perché non conviene, l'AIS conviene perché è stata finanziata da tutto il mondo, però è come se fosse una ricerca scientifica, quindi può convenire, perché magari si scoprono delle cose nuove, non lo so perché. E quindi, boh. Adesso... passiamo a un tasto dolente per molti, un altro, uno dei tanti. Aspettate, ma se faccio così, oh che bello. La macchina. Ovvio, io cerco di dirlo sempre e credo sempre che i mezzi pubblici siano meglio delle macchine. Perché pensiamo, ok, va bene, il pullman inquina, il treno inquina, ma dipende anche da che treno, se è elettrico o meno. Tutto quello che volete, ma per esempio io nella mia scuola, il Vallauri, che è un istituto tecnico, ha 2000 studenti e pensate che se 2000 macchine contro 15 autobus, cioè far venire 2000 macchine per 2000 studenti e al posto di 15 autobus c'è un inquinamento nettamente inferiore. Però andiamo avanti. Io credo che facciamo un esempio, molti miei amici o molti miei amici, sia nei coetanei che anche più adulti, dicono: ma la macchina, io non sostituirò il motore a scoppio con una macchina elettrica, perché non fa rumore? Perché non fa rumore? Cioè, dopo tutti i problemi del mondo che abbiamo, il rumore è il tuo problema principale, ma non fa rumore, non fa rumore. Io vi dico che per colpa della CO2 che mettiamo tutti gli anni con le macchine ed altro, ovviamente anche le industrie, eccetera, eccetera, il pH del Mediterraneo o del mare, a prescindere, sta diminuendo, sta diventando acido da 8,1 a 7,5. Non possiamo andare avanti così comunque. Quindi, andando avanti, io volevo solo dire che, ovvio, le macchine elettriche, secondo me, sono la soluzione migliore ad oggi, rapporto qualità-prezzo, ovviamente. Perché secondo me la macchina del futuro non è quello, è l'idrogeno, perché l'idrogeno da tanto va, il suo scarto è vapore acqueo. E il problema, ovviamente, è il prezzo, che costa 80.000 euro, però non inquina, inquina zero. E pensate che le batterie si caricano più velocemente delle macchine elettriche pure. Quindi, secondo me, siano sono quelle più diciamo che bisogna prendere un po' di più, devono riuscire a, però vedremo in un futuro come si andrà, anche se io spero che l'Unione Europea vieti il prima possibile queste macchine a motore a scoppio e faccia qualcosa evidentemente, perché non si può andare avanti così, perché io vi ripeto, 26 gradi, a inizio novembre, fino ottobre, cioè vi rendete conto, non è normale. Io non abito in Sicilia, abito in nord Italia, e un'ora da Cuneo, cioè dico, non è per niente normale. Cioè, la montagna, Limone Piemonte, se vedete, non va ancora sotto zero, arriva a 12 gradi in montagna. Però questi sono alcuni piccoli esempi che vi ho fatto, ci sono marea di esempi da fare, problemi da fare. Io credo che, allora, io credo che se riusciamo a condividere questo video, a far capire alle persone che sia è sbagliato questo comportamento, sia, e facciano veramente qualcosa, non fare il coso Friday, che poi, cos'era?
non mi ricordo più quelle manifestazioni del venerdì contro che usano i cartelloni di carta non riciclata e molto probabilmente vengono in macchina a fare e quindi inquinano ancora di più. Perché quelli lì non si chiamano, cerchiamo di diventare più ecosostenibili, cerchiamo di diventare, voglio dire, cerchiamo di diventare più ecosostenibili, però comunque noi inquiniamo. Fanno niente, dicono ma non fanno niente. Il problema è che noi diciamo tanto, ma non facciamo niente. Quindi speriamo ovviamente che dopo questo video, ovviamente non so quanto influenzerà questo video perché tanto ho i followers che ho, però se voi iniziate a condividerlo sempre, vedrete che probabilmente inizieremo a fare qualcosa. Ebbene sì, questo video è finito e noi ci rivedremo. Una prossima settimana non credo. Devo vedere perché adesso sto registrando con un telefono provvisorio, infatti vedete la situazione è un po' abbassata perché il mio telefono si è rotto, per questo che sono sparito per un mese. Quindi devo vedere quando mi arriva il telefono e come sono con la scuola, però ci rivedremo, non preoccupatevi, ci rivedremo in qualche modo e spero con delle nuove cose, ma ve le dirò in un prossimo video per delle news nuove e pubblicità varie. Ciao!